consiglio, la spinta anche dell'associazione Action Venus, che si è sempre interessato dell'area. Ci parleranno del vincolo delle tenute storiche di Tormaggiore, Valle Caja e altre della Campania Romana nei territori di Pomezia e Ardea, che sono questa che racchiude questo titolo, un'area che è ancora particolarmente preziosa e che passando sulla pontina uno non si immagina nemmeno che esista, e invece è una zona di Campania Romana particolarmente suggestiva. Prego. Allora, come preannunciato, quindi il nostro contributo oggi è quello di illustrare in che modo quindi la sovrintendenza, nell'ambito delle proprie competenze, intenda affrontare questo tema dello sprawl, del disordine urbano, e attraverso quindi l'utilizzo di uno strumento non poi così nuovo come quello del vincolo paesaggistico su un'area specifica, quindi un'area compresa tra i Castelli Romani e la zona industriale di Pomezia, e che non a caso è stata poi scelta come immagine della locandina del convegno. È facilmente, diciamo, evidente a tutti da questa immagine come il fenomeno quindi dell'urbanizzazione diffusa, dello sprawl, della dispersione urbana sia fortissimo in questo territorio. E questo territorio io in parte, diciamo, lo rappresento come funzionaria di zona, nello specifico per quanto riguarda l'area dei Castelli Romani. E quindi mi sento in dovere di dover, diciamo, di fare una sorta di introduzione al tema. È un territorio quindi particolare, da sempre considerato speciale, proprio per questo legame privilegiato che ha con Roma, quindi dovuto quindi già dai tempi antichi, quindi da quando è stata realizzata l'Appia, e che nel corso del tempo si è evoluto. Perché? Perché in questo territorio proprio l'interconnessione tra il paesaggio agrario, il paesaggio naturale e quello storico-architettonico era ottimamente riuscito. Questa, diciamo, caratteristica, diciamo, positiva di essere un'area vicina a Roma e di avere delle particolari condizioni meteorologiche, poi nel corso dei secoli ha favorito lo svilupparsi quindi dei centri storici, dei castelli, quindi di Albano, di Ariccia, quelli indicati in rosso, Genzano, i veri centri storici, per cui le stesse committenze romane, le stesse famiglie, gli stessi artisti, gli stessi capomastri di Roma si sono spostati anche nei castelli, che da sempre hanno avuto quindi questa funzione di fascia attrezzata della capitale, di luogo di villeggiatura, anche perché questo è un territorio, diciamo, estremamente fertile, le pendici del vulcano laziale favoriscono quindi la crescita di vite, di olivo, che caratterizzano proprio il paesaggio agrario dell'area. E per non parlare poi dei laghi, quindi della vegetazione rigogliosa, della unicità delle valenze naturalistiche. Tutto questo però poi abbiamo modo di constatare, quindi dal dopoguerra in poi si è andato piano piano perdendo, quindi diciamo la conurbazione di questo territorio con Roma nel corso degli anni è diventata fortissima. E quindi vediamo in azzurro indicato alcune, diciamo, frazioni, località, non so come possiamo chiamarle, sorte o spontaneamente o comunque perché anche le stesse amministrazioni hanno volto lo sguardo altrove, è diventato proprio preda di imprenditori e di stesse amministrazioni. Abbiamo quindi una situazione abbastanza compromessa. Il nostro, diciamo, l'area del vincolo che poi verrà illustrata
in un certo senso frena questo fenomeno, quindi di caos, di dispersione generato quindi da tutti questi centri. Vediamo per esempio esempi sempre nell'area, diciamo, dei Castelli, fra i Castelli e Pomezia, di come questo sprawl assume anche delle forme differenti. La zona di Pavona, per esempio, è un agglomerato intensamente edificato intorno a quella che è una stazione ferroviaria, differente da quella di Vallericcia, frazione appunto di Ariccia, che è praticamente la conca di un vulcano spento, che è quasi interamente occupata da manufatti abusivi, e che ancora oggi gli strumenti della, diciamo, della pianificazione paesaggistica, comunque il piano paesaggistico regionale, lo considera una zona, un paesaggio agrario di rilevante valore, e anche lo stesso strumento urbanistico del comune, il piano regolatore, zona agricola, ed è completamente occupata da manufatti abusivi. E in parte anche le sponde dei laghi, nonostante conservino un'altissima valenza paesaggistica, sono anch'esse parzialmente contaminate, perché costellate da manufatti che nel corso degli anni si sono costruiti nel territorio. Questa è una vista, diciamo, più tridimensionale, che mette in evidenza come diciamo, questo fenomeno si è sviluppato quindi non solo attraverso l'abusivismo, quindi l'abusivismo, ma anche attraverso questa forma di urbanistica, diciamo così, contrattata, attraverso accordi di programma, varianti ai piani regolatori, e quindi agglomerati non pianificati, senza servizi, ma soprattutto anche di scarsa qualità architettonica, perché laddove ci sono gli abusi difficilmente ci sono architetture che meritano. E lo stesso per quanto riguarda invece le sponde dei laghi, un po' meno compromesse, un po' più tutelate, però comunque soprattutto in basso, questa del lago di Castel Gandolfo e la parte settentrionale, vediamo che ancora il piano regolatore la considera zona B, e per cui è faticoso, diciamo, tutti i giorni combattere con questa volontà dei privati di costruire perché hanno il lotto, il terreno. C'è questa strada, Viale Bruno Buozzi, che praticamente è piena di interventi in corso, e bloccarli non è semplice. Ma anche soltanto quindi per garantire la continuità, diciamo, e evitare ulteriori ostruzioni, diciamo, della vista del lago, non è semplice. Il lago di Nemi invece, nella parte superiore della slide, è un pochino meglio conservato, però nella zona, anche quella a nord, più pianeggiante, i manufatti presenti, a parte il Museo delle Navi, sono tutti abusivi. Sono tutti condoni dell'85, e non dimentichiamo che sono aree anche ricchissime da un punto di vista archeologico, quindi, come dicevo prima, le tre paesaggio agrario, paesaggio naturale, paesaggio storico-architettonico e paesaggio archeologico sono comunque presenti. E arriviamo quindi al nostro vincolo di oggi. Questa è la risposta che noi diamo oggi a questo fenomeno, però in cosa in realtà poi questo vincolo dovrebbe differenziarsi da quello dei Castelli Romani? I Castelli Romani sono coperti da un vincolo paesaggistico dagli anni 50, evidentemente non è stato sufficiente a tutelare il territorio. E la differenza è che questo vincolo che noi appoggiamo oggi è vestito, come si può dire, quindi oltre ad essere indagato il territorio, quindi quelli che sono i suoi aspetti fisici, naturali, estetico, percettivi, paesaggistici, oltre ad aver individuato quindi gli elementi di vulnerabilità e la trasformazione, è dotato di un corpus normativo tale che speriamo, diciamo, garantisca una tutela differente da quella che c'è stata finora, quindi delle norme che in un certo senso vanno anche a limitare poi quella che sarà la discrezionalità amministrativa. E quest'area sono circa 2000 ettari ed è, appunto, come abbiamo visto nella prima slide, si frappone tra i Colli Albani e la zona industriale di Pomezia, e
è ancora integra, incontaminata, se non intaccata per piccoli punti, ed è paesaggisticamente bellissima, quindi è un insieme di, sono ancora evidenti le valenze naturali, le valenze agricole dell'area e quelle storico-architettonico. Più o meno delimita le tenute storiche antiche di Tor Maggiore che vediamo nell'immagine di Tor Maggiore, del Cerqueto, di Vallecaia, di Tor di Bruno e altre. È importante dire anche un'altra cosa, i limiti di questo vincolo, il perimetro del vincolo non è mai arbitrario e si cerca sempre quindi di dargli delle motivazioni del perché il vincolo finisce al fosso di Campoleone o perché finisce sopra l'agro romano. Generalmente noi utilizziamo come limiti una perimetrazione di vincolo quelli che sono i limiti naturali, quindi laddove ci sono i fossi si usano i fossi, ma possono essere anche limiti comunali, provinciali. Quindi nella parte a nord vediamo c'è il vincolo del Parco Decima Malafede del Comune di Roma e quindi confina col Comune di Roma. E poi abbiamo tenuto fuori chiaramente tutta l'area industriale edificata oggi, la ferrovia al limite ad est e la via Pontina Vecchia. E con questa immagine che un po' assembla le valenze dell'area, quindi quello che dicevo, valenze naturalistiche, filari di alberi, rete di canali, valenze agricole storiche, quindi presenza di casali e storico-monumentali di torri, di cui la più importante è Tor Maggiore. Con questa immagine lascio la parola alla mia collega, l'architetto Milano, che illustrerà più nel dettaglio. Questa immagine sono visualizzati tutti gli elementi di interesse dell'area, divisi per tipologia, quindi castello, torre, eccetera, e per fasce d'età, diciamo. E si nota appunto una buona concentrazione, in particolare in quest'area si notano interessanti insediamenti medievali, spesso come nel resto della Campania romana, nati sicuramente su tracce viarie antiche e spesso anche proprio su elementi architettonici antichi. E vediamo un po' se riusciamo a tornarci. Sì, qua. Hai una nulla qua. Alcuni di questi importanti elementi architettonici che connotano il paesaggio erano già visibili nella carta dei cacciatori di Ofrosino della Colpaia, qui in particolare Torre Maggiore e Cerqueto. E queste sono alcune immagini di Torre Maggiore. Negli anni 60, prima della formazione dell'area industriale che adesso la circonda su questi tre lati, miracolosamente si è salvato questo, un pezzo di questo viale alberato. Eh no, sono io allora. Invece si vede nell'immagine sotto la torre vista dall'area industriale. Questi sono serbatoi carburanti che inquadrano la torre e due bellissime immagini della torre in cui sembra ancora che non ci sia niente intorno, però è ben evidente il degrado, cioè lo stato grave in cui versa questa grossa lesione, è ormai un elemento che la connota, però un intervento è sicuramente necessario e urgente. No, adesso.
Queste invece sono foto che vogliono mostrare la tipologia di paesaggio presente nell'area, in cui per la conformazione geologica, i corsi d'acqua che l'attraversano, il paesaggio è variato e ci sono sia componenti agricole che ancora componenti naturali di vegetazione e poi viali alberati che conducono ai casali, quindi c'è appunto commistione tra aspetti naturali e la trasformazione umana. Questi sono alcuni dei casali che fanno parte dell'area di vincolo. Il primo è stato ripreso da Pasolini in Uccellacci Uccellini e gli altri sono alcuni storici e altre delle bonifiche più recenti. Diciamo la proposta di vincolo appunto adesso viene accompagnata da un impianto normativo e questa novità, diciamo, che esiste fa sostenere ad alcuni che il Ministero dovrebbe già quando fa un vincolo tener conto anche della trasformazione che il territorio può avere, cioè che in qualche modo si occupi anche dell'aspetto urbanistico, quindi della, mentre chiaramente noi non facciamo questo, però il procedimento, che è piuttosto complesso, è strutturato in modo tale che le amministrazioni pubbliche, i proprietari dei terreni coinvolti o le associazioni che portano interessi generali possano intervenire con le osservazioni e proporre modifiche alla proposta. Questa tavola rappresenta appunto tutte le osservazioni che la proposta ha ricevuto e che hanno molte, sono in tutto solo 19, due sono a favore, le altre invece ci hanno chiesto una modifica della proposta di vincolo e ci sono alcuni temi generali che si sono ripetuti nelle varie osservazioni. Schematicamente le richieste erano di interesse generale, ossia la cose che riguardano la ferrovia, lo scalo ferroviario di Santa Palomba, che io ci riprovo, dove sta adesso il cursore, perché sarebbe utile indicarlo. Ecco, sto attenta, che è localizzato qui, la necessità di allargamento di via di Valle Caia, la necessità di una strada, una nuova strada di collegamento tra via di Valle Caia e lo scalo ferroviario e questa nuova strada che in realtà è stata chiesta solo dalla provincia, ma non si capisce bene quale fosse l'utilità. Poi altre osservazioni hanno riguardato invece, sono state presentate dai proprietari dei terreni che sono in un'area che attualmente il PRG prevede come comparto industriale e che con la nuova proposta di vincolo, con la nuova dichiarazione di interesse, non sono più edificabili. Quelli che stanno quindi fuori dell'area industriale già realizzata e sono stati inclusi nel perimetro del vincolo. Ulteriori osservazioni le hanno fatte gli agricoltori che non riuscivano, diciamo, a interpretare le norme nell'applicazione della loro attività agricola. E il criterio con cui abbiamo accolto le osservazioni è stato quello di tenere presente quelle di interesse generale se il loro accoglimento non comportava lo stravolgimento dei motivi, delle motivazioni alla base del vincolo, quindi l'allargamento di Valle Caia è stato considerato ammissibile. Per quanto riguarda il collegamento alla strada azzurra, si è pensato di farla però parallela alla ferrovia in modo da invadere nel modo minor possibile l'area vincolata, e mentre lo scalo ferroviario che è collocato in un cuneo dell'area vincolata è stato considerato ammissibile, considerata la sua importanza, mentre la richiesta dei privati proprietari di realizzare capannoni nell'area che finora si è salvata e che invece è quella dove è maggiore la concentrazione di edifici storici non è stata considerata ammissibile.
Le richieste degli agricoltori invece sono state accolte cercando di chiarire con le norme quali sono gli elementi da salvaguardare presenti nei terreni agricoli, piuttosto che fare una generica considerazione come era nella proposta, che vietava il cambio di agricoltura da tradizionale a non tradizionale, perché appunto si rischiava di complicare la vita a chi invece vogliamo tutelare con questo vincolo, perché l'attività agricola è quella che consente la conservazione del paesaggio attuale. E questa tabella accanto visualizza, diciamo, con il verde le osservazioni accolte, con il giallo quelle parzialmente accolte, come la strada azzurra che appunto si chiede di rettificare, modificare, e in rosso quelle respinte. Quindi questa tavola fa il confronto fra la tavola A precedente alla proposta di vincolo e quella successiva che adesso è allegata alla dichiarazione di interesse, in cui ci sono state modifiche che hanno comportato l'individuazione più precisa delle caratteristiche del paesaggio coinvolto. L'azzurrino rappresenta appunto la zona in cui sarà possibile trasformare il territorio a favore del scalo ferroviario. Il rosa rappresenta invece la zona maggiormente importante dove sono concentrati gli elementi di carattere storico, perché sarebbe il paesaggio dell'insediamento storico diffuso nella PTPL della Regione Lazio. La rimanente area ha confermato la classificazione data appunto nel PTPR, così come l'impianto normativo sostanzialmente è quello del PTPR, con l'introduzione di solo alcune norme specifiche ulteriormente restrittive effettivamente. Su questa dichiarazione, che appunto è stata conclusa la data 27 ottobre del 2017, sono stati purtroppo presentati numerosi ricorsi dai privati proprietari, perché appunto gli altri aspetti, quelli di interesse pubblico, li abbiamo accolti, invece quelli dei proprietari delle aree a destinazione industriale no. E quindi adesso siamo in fase di risposta ai ricorsi, le udienze stanno per cominciare e non sappiamo come andrà a finire. Vi terremo aggiornati. Che l'intervento delle colleghe va esattamente nella direzione che ci aveva precedentemente illustrato l'ingegner Verdini, ovvero sia di basta a una serie di interventi, e anche dovrebbe favorire, siccome nella zona di Santa Colomba c'è già un forte insediamento industriale, non è stato fatto mai, come peraltro in nessun altro paese, credo nel Lazio, nessun tipo di censimento sull'effettivo utilizzo di questi capannoni già esistenti o meno. Mi ricordo che molti anni fa ai Castelli Romani c'erano degli stranissimi progetti che erano stati pensati dalla provincia di Roma e finanziati sempre per lo sviluppo delle attività economiche, eccetera, che prevedevano sostanzialmente, non si sa bene quale attività dovesse andare a finire dentro dei capannoni giganteschi in area sistematicamente agricola di piano regolatore. La prima domanda sorge spontanea da parte di qualunque cittadino era questa: scusate, ma perché dobbiamo costruire un capannone enorme fuori scava in questa zona ancora abbastanza poco compromessa, ma siete sicuri che non ce ne sono altri? Cioè non potete come comune favorire o come provincia favorire uno scambio tra privati, ovvero sia fare da tramite in modo tale che chi ha un capannone vuoto lo possa girare a chi ha bisogno di un capannone per impiantare un'attività nuova. In realtà una delle cose che diceva l'ingegner Pertini era anche questa, cioè il fatto che il costruito molto spesso non paga neanche l'IMU, è una rendita. In realtà il costruito, chi ha costruito sapeva benissimo che non avrebbe venduto nulla, però quel costruito è un capitale virtuale, ma è un capitale, è un capitale che si può rivendere su qualsiasi per utilizzarlo
capitale virtuale che può essere utilizzato come garanzia per qualsiasi tipo di altra attività. Questo è il discorso, è una logica un po' perversa, però succede anche questo, è una delle ragioni per cui poi si costruiscono interi quartieri che rimangono fantasma, è una delle ragioni, non di lunga. Direi di fare in questo momento un break, se volete accomodarvi.